Benvenuti in questo contenuto pazzesco. C'è un raffreddore, c'è la tosse, c'ho mal di testa, non vado a scuola da 2 giorni. Ma noi produciamo video. E che video? Cassettiera rivia, cassetti rivia. What's in my cassetti? Non so molto bene ancora come chiamare questo video, ma il concetto non cambia comunque. C'ho questa cosa da non so quanto tempo e non l'apro mai. Cioè solitamente l'apro, ci metto le cose e la chiudo. Non l'ho mai messa a posto, quindi è il momento di scoprire cosa c'è in sta merda. Partiamo dal design. Un design, come potete vedere, unico. Si vede qua una goccia di cioccolato, probabilmente latte col cacao. Diversa sporcizia, diversa polvere. Un bel mattone. Tra l'altro, se vedete bene, sono tutti storti sti cassetti. Cioè non ce n'è uno fatto bene. È il momento di scoprire cosa realmente nasconde. 6 cassetti da perlustrare. Tra l'altro c'ho ancora sta merda di cosa. Non so perché io ce l'abbia ancora. Dovrei bruciarlo, perché su TikTok avevo detto che se il video raggiungeva 10.000 like lo bruciavo. E il video ha raggiunto tipo 700.000 views. Vabbè, 5 cassetti da esplorare. Un chiodo. Non so perché c'è un chiodo. Voilà. Eccoci qua, signori miei. Direi che la prima cosa che si nota è questa fantastica videocamera. Questo gioiellino Canon, che varrà 20 euro. È stata la mia prima e unica cam quando ancora non pubblicavo i video, ma li facevo solamente. E questa è la mia prima cam, vediamo se funziona ancora. Tra l'altro, ragazzi, voglio farvi notare che cazzo di USB è questo. È alto 2 metri, non l'ho mai visto. E beh, ragazzi, 4x optical zoom, nel senso. Vediamo se premo on off cosa succede. Oh, Canon, attenzione, è imposta da Tauro, è tua sorella. Diamoglielo che è finito, perché c'è mia madre. Hai 2 secondi di tempo. Diamoglielo che è finito, perché c'è mia madre. Ottimo. Nella serie Un fallito in cucina, che in realtà è un video, non è mai più continuata quella serie, ho dovuto rifare questa torta 2 volte, perché la prima volta mi si erano formattati i file nella videocamera. E per provare comunque a concludere l'episodio, avevo registrato un po' con questa. Per questo c'è mamma Clasher qua sullo schermetto. No, cambiare le batterie. No, raga, cambiare le batterie. Niente, non ce l'abbiamo. Abbiamo un trenino Thomas, non chiedetemi il motivo, ma ce lo abbiamo. Un power bank che sembra potentissimo. La spugnetta del mio vecchio Blue Yeti. Cioè la spugnetta, perlomeno un pezzo. Una scheda SD che tra l'altro mi serviva, cazzo. Oh, 64 giga. E che non la buttiamo. E invece la buttiamo. 1 metro. E questo non me lo spiego. Che cazzo di metro è? Ottimo. Non so cosa io me ne faccia di sto coso, ma lo rimettiamo a posto. Dello scotch. Pezzi di cuffia jack a caso. Un CD della Canon, non so che cazzo sia. Polvere, ovviamente. Frammenti di qualcosa. 1 euro. Eccoci. Tesoreggiamento non voluto. Un pezzo del di un telefono. Non vorrei dire che cagate, ma forse questo è il telefono che ho distrutto in un video. Non mi ricordo se è lui. Però ci sono 50 centesimi dentro. Beh, ce l'ho ancora. Il motivo per cui ce l'ho ancora è un'incognita. Tra l'altro c'ho ancora i pezzi. L'attrezzo non fa parte del giocattolo e non va lasciato alla portata del bambino. Chissà quale giocattolo. Una cassa che non so se funziona, proviamo. Non trovo manco l'accensione di sta roba. Dove cazzo? Niente, raga, vi giuro, non so come si accende. Delle viti della mia sedia, forse. L'altra scheda, ma mica, qua siamo ricchi. Questa da 2 giga. Solamente questi minuti che avete visto sono già 2 giga di file probabilmente. Pezzi di cibo. Che cazzo è questo? Questo che me l'ha dato il mio dentista. Altri frammenti del mio telefono. Pesatrice. L'unica cosa normale che effettivamente ci dovrebbe essere in uno di questi cassetti. Un telecomando per i led che sono tutti là ma che non uso più. Altro telecomando di led che una volta erano tutto lì dalla scrivania ma che non ci sono più. CD di 2 miei vecchi libri delle medie, perché dovevo copiare i compiti in qualche modo. Capi la valier che non sapevo manco di avere, ma basta. Direi che il primo è andato. Secondo cassetto. Eccoci qua. Ragazzi, chi è che si ricorda questo? Questo qua è un orologino che abbiamo comprato su Wish un giorno e ce l'ho ancora lì dentro. Ovviamente non funziona ed è rotto. Ovviamente non funziona ed è rotto. L'abbiamo rotto in stream. Ma te non mi segui su Twitch? Anzi, io ti ricordo che c'ho Twitch. Siamo in live quasi ogni sera. Quindi se non lo sapevi, sappi che ho Twitch da 6 mesi e che streamiamo da sempre. Il link è in descrizione, nelle schede, nella schermata finale. Oh, vieni in stream. Troviamo la mia prima videocamera, che è piccolissima. Cioè mi stai in una mano. Poi qua giù la mia seconda telecamera. Questa era un bel bolide, eh? Questo è un gigante. Mi è comodo a volte per fare secondi visuali come nel video con mio padre. Degli occhiali, ma non sono degli occhiali qualunque. Chi comprende la cheat, comprende la cheat. Dei fazzoletti, perché no? Perché non mettere dei fazzoletti in un cassetto? Il pezzo mancante dell'orologio di Wish. Una cover, così. Il mouse che mi ha comprato nell'ultimo video della postazione, o il penultimo, comunque, che non ho mai usato. Ragazzi, è da 1200 anni che uso questo. Cioè, nel senso, fa
fatemelo usare, così carino. La rubrica di Mamma Clash. I porta lavaliere, che ovviamente non ci sono dentro i lavaliere. Un lucchetto senza chiave. Cavi USB bianchi. Pezzi di qualcosa, si trovano solo pezzi di cose, però non capisco che cazzo sia. Una lettera. Con all'interno tipo tutti i regali di compleanno, i festeggini. Buon compleanno Alessio, ci sarà scritto. Merry Christmas and Happy New Year, si sono tutti così. Come ultima cosa un ago per gonfiare i palloni da calcio. Ma va bene, prossimo. Altri fazzoletti, così per fare. La custodia che dovrebbe portare quella camera laggiù. La lettera di AdSense per prelevare i primi soldi da YouTube. Questa è qui per ricordo, non per altro. Una scatola di graffette. Beh, perché questi, scusa, 1500... cosa? Un cavo USB-C. Va bene. Oddio, sto affare, me lo ricordo. Aspettate. Sto coso era un aggeggio che tipo faceva le fiamme in qualche modo. Tipo così. Esatto. Però futuristico, ora va a fuoco la casa, molto probabilmente. Mi potrà servire quando Putin chiuderà il gas. Delle matite a cazzo, una penna che mi può servire a scuola, non ne ho più. La luce della mia bicicletta. E devo andare a pisciare, piccola pausa pubblicitaria. Ciao. E credo che si possa concludere anche sto cassetto. Davvero molto bello. Tra l'altro si è rotta la... Come ha fatto a rompersi? Vabbè, ottimo. Ultimi due cassetti sono i più grossi, eh? Però qualcosa mi dice che anche se sono i più grossi non ci sarà niente. Perché tutte le cose le mettevo nei primi perché erano i più comodi da aprire. Quindi secondo me non c'è un cazzo qua dentro. Oh, che cazzo. La mia vecchia tastiera. Ottimo. Ovviamente l'ercia al massimo. Non mi ricordo perché l'ho cambiata. Forse perché non andavano i led. Non era tutta spacca. Non andava un cazzo. La mettiamo qui per il momento. Un'altra scheda da 16 giga. Ma quante cazzo ne ho? Delle stelline che credo si illuminano al buio. Ma io che cazzo ne so. Un sacchetto con dentro qualcosa. Ma ah, anche questo è un coso di Wish. Giusto. Questa qua era la lente grandangolare che avevamo preso sempre in un episodio di Wish. Aspettate che provo a mettermela. Minchia, non è ottimo direi. Un ottimo risultato. Vabbè, serve per il telefono in teoria. Un coso della rete wifi, non so. Un cacciavite, una penna. Questo che ha fatto vedere l'indirizzo per tutto il tempo. Quindi dovrò censurare un sacco di roba. L'avevo tenuto perché c'era scritto Alesiso Rossi. Un'altra luce. Un piedino di qualcosa, non chiedetemi di cosa. Tanti piedini di tante cose. Che cazzo? Ah, ho capito, sono i piedini di questi led. Ok, sì, probabile. Oh, è partita la Oh, ma che cazzo? È partita la pila. Oh, eccola, si è accesa. Perché? Che cazzo è successo? Un cavo che sincero. Veramente non ho idea di cosa sia. Ah, è quello per ricaricare quella telecamera lì. Ok, l'abbiamo trovato. Quindi in teoria potrei far uscire un video con quella lì. Con quella videocamera lì. Ottimo, prossimo video. Lui. Semplicemente lui. E direi basta anche per questo. Ci tocca fare l'ultimissimo. Abbiamo ottenuto delle gioie dal penultimo. Quindi magari l'ultimo c'è qualcosa di incredibile. Eccolo qua. Madonna. Del microfono dei Wish. Rotto, perché l'abbiamo anche rotto in live. Vi ricordo che Twitch è in descrizione. Molto bello. Io ho ottenuto tutte le cose di Wish. Non butto un cazzo. Il mio primissimo tappetino. Sharawai sognando il mare. Un altro mouse USB di riserva. Le istruzioni per la macchina del ghiaccio. Bucatrice spaventosa. Un altro cavo USB-USB-C lunghissimo. Quanto cazzo è lungo? Una pallina bucata? Io ve l'ho detto che sti cassetti non li aprivo da anni. Michael Jordan. Pezzi di qualcosa. Che cazzo sono questi? Il microfonino di Wish. Le eliche del mio drone che non sono servite perché il drone l'ho direttamente perso. Altre due matite, ovviamente. E per finire 20 cheat. Ah no, per finire un cazzo, c'è anche questo. Piccolo fun fact, me l'ha regalato un mio amico il giorno in cui è caduto il Ponte Morandi. A 5000 likes si fa l'armadio reveal. Segatevi.